Infrastruttura in Sicilia, sinonimo di arretratezza infrastrutturale. A maggior ragione nel Calatino, il cui territorio non è interessato né dalla presenza di autostrade né di tangenziali e dispone di una rete ferroviaria superata abbondantemente dai tempi. Temi questi che il segretario provinciale della UIL di Catania, Angelo Mattone, ha affrontato a Caltagirone nel corso del convegno promosso dallo stesso sindacato. Innanzitutto le infrastrutture non esistono in tutta la Sicilia. Che poi vi sia un problema complessivo di infrastrutture, sono d'accordo con lei, perché le infrastrutture mancano, manca l'interporto, mancano nel Calatino parecchie infrastrutture primarie, non parliamo di infrastrutture secondarie. Non vogliamo dire, non vogliamo citare che il clablaggio delle metropoli, che già è assolutamente effettuato, qui è indietro di almeno 10 anni. Altro elemento affrontato, l'abolizione o meno delle province. La UIL in questo caso è favorevole all'abolizione di questi enti sovracomunali. L'abolizione delle province è possibile perché praticamente i comuni metropolitani devono essere riconosciuti come tali. Parlo di Catania, parlo di Palermo, parlo di Messina, ma parlo anche della stessa Caltagirone, che può accorpare intorno a sé una serie di comuni. Questo serve praticamente ad abolire le province, a risparmiare tanti soldi che oggi sono dedicati in quella direzione, e soprattutto serve a mettere insieme 4, 5, 6 comuni che sono limitrofi rispetto al comune baricentrico.